Oh, sto registrando il fantastico unboxing della PlayStation Pizza. La prima PlayStation Pizza Sì, classica, la classica la pizza. classica PlayStation. E infatti la margherita me l'abbiamo già Guarda, mangiata. fammi vedere davanti della copertina, Il che cosa. davanti è Che bellissimo, vedete c'è una PlayStation 1. non è quella classica, è quella 1, però. È la 1 proprio. Ok. Questa immagine qua è vecchia di 20 anni. Non è la One, è la 1. Questa cosa sarebbe veramente figo. Non si può chiedere Come no, questa. Ah no, aprire del tutto no. parli dello sportellino? No, parla di aprirla. Ma no, sportellino. Ah, più proprio fisicamente. Ma che No, cazzo deve ragazzi, fare? chiudo sportellino quello lì. Ah no, non credo No, proprio. non so più un cazzo. Anche la porta seriale dietro è finta. Cioè, Giustamente, che questa casa è cazzo è che ad tipo bello. Sì. Ma tu hai visto che c'è dietro PlayStation Pizza? Levate e mettete dentro uno spicchio di pizza. Oh, è già registrata. C'è PlayStation Island come Coca-Cola, quindi possono anche PlayStation Pizza. Io dico. Come vedete c'è del cartone dentro, come tutte le pizze, invece che Esatto. fuori l'ha messo dentro. Guarda che bella, la mia pizza preferita. Complimenti. Qua è bella questo imballaggio, qua lo usano Bruce Lee che si sempre. sporca di pizza! Vabbè, è la PlayStation Pizza. Con o senza Questo tipo, pomodoro? guardate, oh ragazzi, stesso colore del cartone della pizza. Anche Esatto. se sei Guarda questo imballaggio qua mi è sempre piaciuto. genio. È bellissimo. Anche se sei genio. Credo che lo usano dalla PlayStation 3, sembra. Non forse da La 4. squadra che vince non si cambia. No, io la PS TV c'era questo imballaggio La qua. squadra che cambia non si vince. Eh sì, per forza, perché cambia. Olè! C'è un'altra scatola dentro la scatola. Qua ci sono le istruzioni che non useremo. Questa è la cover della Raspberry Pi più Minchia, bella me la che immaginavo. ho mai visto. Sì. Guardate qua, Dai, dai, dai. E questa è la console. Sì, è piccolina, È eh. un po' piccola, sì. Ma in realtà sei tu che sei cresciuto. Ah, è vero, eh sì, perché io ci giocavo da bambino, adesso sono passati 20 anni e Sei alto 27 metri. Comunque, in ogni caso, che 5. la PSTV è ancora più piccola, quindi per dirti. Qua c'è il culo e qua si mette la spina nel Oh, culo. mettiamo Ci le sono due cosce prese. mettiamo le cosce da play mettiamo le cosce da play Vediamo, c'è. Cos'è che. È finta. Com'è finta? Sì, sembra vera, ma è finta. Oh, porca troia, qua. Oh, guardate, sembra verissima. Non romperla, Ok, non la però. Oh, rompo. apriamo Qua i subito. tasti vanno. Sì, sono veri i tasti, I solamente che lo tasti sono sportello. veri, ma non servono a Però niente. ci mancherebbe E qua ci sono. C'è scritto memory card, quindi qua ci vanno le memory card. anche. Sai che bello sarebbe tipo mettere una mini memory card, una E mini la. PlayStation. Dietro? Non ci E sono. dietro ci sono i Ah, culi. bello, come c'è tipo dietro le informazioni sul. Se riesco a inquadrarle, puttaneva. Hai detto puttana neva, neanche puttana neva, hai detto Puttaneva. puttana neva. Cioè, informazioni su come buttarla via. Ma un Letteralmente. sacco di volte, tipo nella spazzatura. Bravo. Dai, buttiamola via, ragazzi, perché qua. Cioè, Metal Gear non è in italiano, va buttata via sta PlayStation. Snake, ehi Snake, mettiti dentro questa scatola. Ho dei controller, vedo che fighi. Quelli mi piacciono. Ma molto, anche questa qua, esteticamente è molto carina. Usiamo dei controller del Sì, è della vero. console. Come Allora, cazzo si Kevin, apre? ce la Come fai? si apre? Ma Ah, ce la ecco. fai, apri una scatola. In realtà è tutto bello, È è tutto proprio a bellissimo, è livello. È finito. molto figo. Ecco l'unboxing, fine, ciao. No, allora, Voglio qua. fare dei paragoni, aspetta. Posso fare dei paragoni? Qui c'è il cavo composito Ogni della dito. PlayStation 1. Cioè, Danny. Questo è il cavo HDMI della PlayStation 1, come tutti sappiamo. l'adattatore c'è, sai? Danny, guarda qua. Paragone controller console. Vabbè, Il più grande controller della il console. controller è tale quale a quello vecchio. Sì, Ma è quello il mi bello. fa tristezza un po'. Sì, a me fa tristezza che non ci siano gli analogici. Come fai a giocare uno sparatutto come Ma Rainbow senza gli la analogici? dia tutta. Uno dice, ma pensa, una Non PlayStation c'è 1 che una Rainbow. volta era grande così. Non Sì, c'è che c'è Rainbow. c'è Rainbow su Play 1. Sì che Sì, c'è. c'è Te dentro. guardaci. No, ok. Ma non da Sì, è qua. sparatutto. FPS, Manu, sì. Dove cazzo è? Lì. Comunque, per dire, Guardate uno. quanto è lungo. Non lo vedo. Uno dice, ma pensa, la tecnologia, una cosa che una volta era grande così, adesso è grande così. In verità la Play 1 potrebbe stare Semplicemente una cosa devi grande così. mirare in alto. Sì, eh? Devi mirare in alto. Anche più piccola, in realtà. Anche Quake 2 era così. Che fastidio. Solo che Quake 2 dovevi mirare in alto perché era molto più facile. Vabbè, è stato pensato per uno schema di comandi più antico. E questo, guardate che bello, adesso è possibile modificare la console direttamente dal computer. Hanno dato il cavo per la modifica della console incluso nel prezzo. Esattamente, con la PlayStation Classic, questa con la PlayStation vecchia, questa Classic è modificabile sin dal day one, quindi Esatto, facilissimo. perfettamente E guardate, a qui c'è anche tono. scritto, non potete modificarla.
Forse. No, non dovreste, non dovreste, no, no, c'è scritto non potete. Non dovreste, ma l'abbiamo fatto in modo che tu potessi. Esatto. Quindi. Abbiamo fatto di tutto per permettervi di farlo. Infatti, gira l'emulatore, è già una modifica questa console. Ma sai che comunque... Anche la lattina vuota è inclusa col... È un bundle di Coca-Cola Iceland. Sì, sì, no, ma guarda che quella te la danno solo col pre-order. Sì, sai che c'è tipo lo spin-off di PlayStation All-Stars per la Coca-Cola sul cellulare, no? E sì, ma tipo c'è proprio la cosa della Coca-Cola con sopra Call, Cat, che altro c'è? Non è mai arrivato. Il personaggio della Play 1. In tutti gli stati, tranne nell'Italia, è arrivato quello lì. C'è la Coca-Cola di Cole, la Coca-Cola di Kat, di Kratos, di Sackboy. Voglio infilarlo. Kratos, sì. C'erano tutti i personaggi tranne quelli terze parti. Almeno se non ricordo male, era così. Cioè, poi in realtà l'ho scoperto perché se tu cerchi su internet non è che lo trovi tanto, ma... Ho trovato è un... bello. Sì. Sì, veramente una ma il cavo è lunghissimo. Sì. Posso vedere un attimo l'attacco? Guarda che bello. Sì, sì, è bellissimo, eh. Ma se attacca il computer dici che va? Sì. Che bello. Quindi questo è anche un video dei controller retro. Esatto. Anche se è uscito tipo una settimana fa, no, due settimane fa, sto controller, controller retro. Esatto. Vabbè, tutti i controller retro sono usciti da poco tempo, tutti quelli sì. Che fai di solito. Il cavo, a differenza di quello del SNES Mini, è lungo quanto il mio cane. Vabbè, sì, non esageriamo. Guarda che è un gigante. Quanto è il mio cane? Sì, un cane... Quanto è il mio cavallo? Minchia, un cavallo così è un pony. Però è già meglio come lunghezza. Quello del NES Mini era tipo un metro, una roba del sì, genere. Sì, era cortissimo. Cioè, era una roba impraticabile. Perché bisognava giocare come da bambini, seduti per terra davanti. Ma ragazzi, tanto Sony sappiamo che approva. Direi di modificarla subito. Mettiamoci dentro il miglior gioco Lilo e Stitch della Play 1. Barbie dei cavalli. C'era il diavolo della Tasmania per la Play 1. No, era per la Play 2 quello lì. Ci mettiamo su Ledge. Vabbè, quello lì. Poi yeah. Che altri giochi ci stanno, dai. Giochi belli, beh, eh. Tutti quelli dei... Ah, giochi belli, no, quelli dei Digimon. No, belli, dico proprio belli. Aspetta, Tombi? Tombi è bello. Era bello. Non Tombi è bellissimo. Sì, ma io ce lo metterei soltanto per far rosicare la Ferragni. Era la Ferragni? No, cazzo è la Ferragni? Anche l'altra volta no, era la Michelini, sì, la Michelini. Era Michelini. Ok, Michelino. Michelini, la Francesca Michelini. Benissimo. Amici vostri? No, è una bella... Amici? Lo so, io non la conosco. Magari, porca troia, sarei ultra contento. C'è scritto, ovviamente, le cose qua... Fino a un certo punto. Ovviamente le scritte dietro sono diverse, credo. Non ti piace la Michelini? SCPH... Appunto. Made in China. Sei 93 tu! E allora, 4 anni in meno, guarda che c'ha 21 anni, non è mica 12. Ho capito! SCPH11000R alla fine perché tipo sarà un codice per il reproduction. Amici tuoi. No, amici tuoi. È il codice di produzione, dai, quanto devi essere... Ah no, pensavo fosse il BIOS. Ma cosa cazzo c'entra il BIOS? SPCH... No, vabbè, quello è il BIOS, sì, ma non è che lo includi nel controller il file BIOS. No, perché hai detto il codice che sembrava quello del... Mo' adesso lo sapere, ma la PlayStation Classic, mo' facciamo un... C'ha il BIOS dentro, perché se no come fa a funzionare l'emulatore bene? Sì, per forza. No, perché PCS XL c'è anche l'emulatore HLV, come cazzo si chiama? HLE. Cos'è? È un emulatore... malattia sessualmente trasmissibile. Sì, è un BIOS simulato, nel senso che praticamente fa finta di essere vero BIOS della PlayStation, ma non lo è. Va un po' peggio. Oh, che cazzo fa il mio computer? Bastardo. Vabbè dai, questo era un bellissimo video. Non abbiamo finito, dobbiamo accenderla. Ah, giusto. Ragazzi, questa cosa qua è in diretta. Come il mini NES, la cosa bella è che si può attaccare direttamente alla TV perché non ce l'ha preso per la corrente. Sì, e questa qua è una gran cagata, ma tutto per me. Cioè, scusami, si alimenta con l'HDMI? No, con l'USB. È una stronzata, lo so, io sono dell'idea che lo darci sempre quella... Quella cosa così che si diventa USB. Anche perché nel tipo vecchio non puoi farlo. No, tanto. Che diventa USB va bene, ma che lo attacca alla corrente normale, il trasformatore. No, perché non puoi farlo funzionare se la TV non ha. Cioè, figa, lo paghi 100 euro, un trasformatore da 2 euro. Ma sai cos'è? Perché sono abbastanza lungo il controllo, lo metti per terra. Giusto. Quindi. Mettiamola per terra. È talmente leggera che non mi preoccupa nemmeno. Ma sai cosa fare? Tipo PlayStation 2, posso... Metti la girata bene, no? Posso metterla così tipo Play 2? No, non posso.
Tanto per dire, se uno vuole 15 euro 8 bit Doge rende gli adattatori per giocarci senza fili con il motore di Xbox One, della Play 4, della Play 3, della Play 2. Oh, ma davvero contento di quel cliente che mi entra e mi fa: ma che cos'è quella Nintendo lì, quanto costa? L'ho detto 80, mi pare 75 euro, e fa: ah caspita. E io: sì, ma c'ha già dentro 21 giochi, anzi 22 mi pare, 20 più 1. 21 21 sì, 21 giochi. E lui: ah, e senza giochi quanto viene? Ovviamente. La domanda finale è: ma Minecraft, Minecraft ci gira sopra secondo ma te? Certo che ci gira, solo che è la versione per Android. Oh, che figo, c'è anche il coso qui dietro. C'è Android che è per leggera, e c'è per Java che fa per esatto schifo. Allora passa avanti. Cosa c'è, un codice QR? Quindi Minecraft è fatto male. Che cazzo, c'è un codice di quelli a bar, la QR, come cazzo? A bar, il codice fondamentale. Sì, no. Devo trovare il telefono. No, ma devo appoggiare, è professionalissimo, ragazzi. Ma cos'è il codice QR? Qualcuno... Qualcuno risolva, io non so cosa cazzo è. Non so come si fa. Qualcuno risolva. Non, premio, non sai accendere una PlayStation 1? No, ma mi sto chiedendo, era così? Sì, o era spenta? Non era spenta? Ah, ok, adesso accendo, vedi che è verde. Sì, ma io... E guardate, guarda tu. Vabbè, quella lì fa parte del BIOS. Oh, che figo. È diverso. Sì, è diverso, ma è bello. Sì, l'hanno sì fatto più minimal. Eh sì. Adesso l'onore. Dio mio. Voglio scegliere ovviamente il spagnolo. Metti l'italiano, per favore. Italiano, vabbè. Guida i tasti della... Minchia quanto fa schifo. Fatto bene? Fa schifo benissimo. Cambia dischi virtuali durante il gioco. Ma ah, è fatto apposta. Vedi, c'è anche la mancanza di colori allo sfondo. Sì, sì, è quello il bello. Intanto vediamo se possiamo. Il font è lo stesso della Play 1, però. Sì, sì, è tutto lo stesso della Play 1, anche la risoluzione. Se tu c'hai una tastiera. Anche la risoluzione. Veramente la risoluzione inizia è la stessa. Sì, sì, infatti non stavo. Cioè, no, qui la risoluzione è HD. Però le schede sono pixelose apposta. Poi i giochi c'hanno la risoluzione originale. Però se c'è una tastiera, se vi puoi attaccare di là e mettere a posto il muro. Sì, ma tipo il Mini NES ti permetteva di scegliere se volevi la grafica di merda o la grafica moderna. Come risoluzione. Si chiama filtro. Non c'è qua il filtro. No, se attacchi una tastiera puoi farla attivarlo così. Ah, vabbè. Allora, giochiamo. Ok, valutiamo di tutti, dai. GTA 1 non tanto bello. Ah, c'è scritto un giocatore, due giocatori. Intelligenti sì. Cube 2, carino. Sì, vabbè, uno può provarlo questo qua. Io ero curioso. No. Io ero curioso. Jumping Flash, un giocatore. C'è anche la data. Il primo platform esistente, hanno fatto bene a metterlo. Non ci ho mai giocato, ma per me potrebbe essere un'idea carina. Va bene, dai. Metal Gear 1, bello, ma in inglese, quindi sti cazzi. Ok. E questo qua che non ho mai capito cos'è. È Candy Crush. Sembra tipo alta la sorella di Mega Man. È vero. C'è Oddworld. Però è tipo un gioco puzzle. Però è Mr. Driller, quindi maschio. È tipo Tetris al contrario. Invece che mettere a posto i cosi dall'alto, tu sei un omino che deve scendere, scendere, scendere. Vabbè, giusto, Mr. Scavatore. Ma sì, non sembra tipo un entire game. Sì, in effetti metterlo in versione europea è un po' strano. Avanti. Beh, questo è bello. Vabbè, in inglese, ma bello. In inglese o in inglese? Rayman in inglese è ingiocabile, non si capisce cosa devi fare. Ma non esiste in italiano, esiste solo in inglese Rayman. Sì, ma è talmente potuto che anche se ci provi non riesce a capire. Vabbè, questo qui è Resident Evil. Questo sembra più Terminator che Resident Evil. Include la demo di Resident Evil 2, eh? Davvero? No, beh, è fantastico. No, io ovviamente non la include, ma perché ti ha messo quella scritta lì? Perché l'avrò scaricata da Google l'immagine. È ovvio, sì. Questo è bello, ci giocherò solo. È persona a persona. È il primo persona. È persona 1. E io non so mai solo per questo praticamente. Sì, sì. Ma insomma, non è che sia tanto. No, ma il fatto è che ho giocato al 3, il 4, il 5, l'1 e il 2 ancora no. Il 2 se c'è anche su PS1 me lo scarico. Poi quanti R4 la legione. Oh, questo qua è bellino da giocare. Beh, sì, dai, questo si può. Si può giocare in 2, si può giocare sì, in 2. Sì, sì, sì. Io proverei. Che... Super primo... Puzzle Fighter 2 Turbo. Questo è Tetris più o meno. Il bello è che c'è Puzzle Fighter, ma non c'è Street Fighter. Esatto. Ma perché Street Fighter c'è già su NES Mini, cosa vuoi copiare? Mi sembra giusto. Non vuol dire. No, se metti uno metti anche l'altro perché ci sei. Questo è bello. Questo era bello, sì, mi ricordo. Tekken 3, bello. Tekken 3. Questo lo voglio giocare. Voglio capire come funziona sto gioco. Io non... 2000. È il gioco più recente che... Minchia, è del 2000. Sì, infatti, poteva fare direttamente per la Play 2, aspettavo un annetto. Sì, infatti. C'è da che c'erano, niente, voglio dire. Nel 90 questo cos'è? Questo è quello di Sweet Tooth. È un gioco di macchine dove spari agli altri. Ah, figo. Tipo Vigilante 8. È tipo Jack X, ma in realtà è bordello. Io ho giocato la versione per PS2, mi sa, che era con visuale dall'alto. Twisted Metal Black si chiamava. Bisogna dall'alto. Mi piaceva un sacco. Bello questo, ci voglio giocare. No, quello di tu è Mashed. Mashed. Sì, è tutto un altro gioco. Vabbè, sembrava. Adesso spiegami. Questo ci voglio giocare. Sì, questo è, per me è un gran gioco. Cioè, avevo originale, poi dopo l'ho prestato e l'ho perso. Io ho giocato al 4, era fantastico su PS2. Dicevi? Metti quello dopo.
Questo è sorpreso. Hai fatto apposta, eh? Sì. Dai, passami che finisco l'introduzione. Cool Borders, bellissimo. Distraction Derby è un altro gioco di macchine di corsa, dove si spacca le macchine. Final Fantasy VII, che non posso mostrare perché non c'è il dito. È Final Fantasy VII. In italiano non serviva. Comunque voglio fare un commento. Vai, commenta. Tanto voleva mettere su Calibur su questo. Si vede che questo qua è stato un titolo di lancio, quindi per quello che ci ha messo. Non lo giustifica per niente. Boh. A me semplicemente Soul Calibur non me ne frega niente. Questo qua non l'ho mai giocato, Soul Calibur sì, quindi. Soul Blade poi, non so fare. Ragazzi, mia madre è un genio, mi chiama da Cuba con WhatsApp. Vabbè, oh. Miracolo che abbia preso. Oh, dai, facciamo partire il gioco più bello della cosa, Mr. Driller. Proviamo. Vabbè, bellissimo. No, facciamo partire Wild Arms. Ok, volevo qualcosa di più a cazzo, però va bene. Qualcosa di più a cazzo. Guardate quel Soul Calibur là. No, dai, tutti vogliono vedere Final Fantasy VII, ovvio. Ok, fa che non ho già visto mille volte. Forse lo premere cerchio per andare avanti? No, non so. Ah, no, ok, pensavo se torna indietro. Non so se fa di nuovo il giapponese. Bello. Sai che nella versione europea di questi qua, che sono quei giochi europei, ci ha messo una parentesi a Europe. Perché? Non lo so, nella prima non c'era. Va bene. L'ha modificato l'ISO apposta per fare sta cosa qua. Io mi chiedo perché, un giorno devo informarmi. Cioè, America, io vorrei anche prendere in mano il controllo, che credo che l'uno sia questo. No, era quello che ti ho dato l'uno. È questo qua, l'uno. Ah, vabbè. Vabbè, Squaresoft, quando ancora non faceva schifo il cazzo. Sto cominciando a crederci per davvero dopo anni. Alla Squaresoft? O il remake di Final Fantasy? No, al fatto che una volta era meglio. Che una volta era meglio, esatto. Minchia, c'è un riflesso che non si legge. Si legge Final, ma Fantasy non c'è. Ma in realtà anche nel gioco la crisi. Eh sì, è così, è normale. Minchia, ma quanto sembra fatto con PowerPoint. Beh, è un gioco del 1902. 97. Vabbè, più o meno. Continua. Oh, quando è nata la Ferrari? Sei illuminato a continuo adesso. Non so perché. Quando è che è nata la Michelini? 97. Quando sì. Quindi tutto quello che è uscito nel 97 è bello. Guardando le stelle. Non vuol dire un cazzo! Saltiamo sta cosa. Non puoi saltare. Non puoi saltare. Che cazzo, però. Ti ricordi Dio mio, sulla Play 1? Nei giochi di ruolo della Play 1 non si poteva saltare. Il filmato? No, in generale. Non è vero. In qua c'è il minigioco del salto. Vabbè, a Londra. A Londra potevi saltare, è un gioco di ruolo. Vabbè, a Londra. No, a Londra mi ricordo che tipo era un attacco in salto. Se provi a saltare facevi la scivolata. A Londra 2. Ah, nell'1 si poteva saltare, nel 2 no? Non lo so, il 2 non ci ho mai giocato. Nel 2 non si poteva. Nell'1 giocavo, potevi saltare, c'era la sì corsa. Sì, si poteva saltare, è vero. C'era da che c'è la mini, scaricati anche a Londra, provati in 1, che bello. Sulla mini c'è a Londra. Cioè la mini, su questa qua, sulla classica. Guarda che bella Aerith. Oddio, la grafica. Vabbè, è quella di Final Fantasy VII. Vabbè, ma in realtà i filmati... Però, sì, sì. Però hanno aumentato la risoluzione della cinematica. Può essere. Sì. Ma ti ricordi che era uscita la patch? Però ah, non vero, c'è la versione HD su PS4. E quindi per quello forse. E solo per questo. Ma scusami, perché c'è questa qua allora? Potrei metterci l'8 e il 9. In effetti. Cioè, se sono metterci il 7 già. No, aspetta, c'è anche Resident Evil 1 che c'è la versione remake sulla Play. Perché metterci l'8 che è tipo il più fallimentare dei quelli vecchi? No. Perché metterci il 7 che c'è solo 4? Perché il 7 mette d'accordo tutti, piace a tutti. Ma non è vero un cazzo, io avevo schifo il 7. Anche vabbè. Resident Evil 1 c'era successo Play 4. Ma tipo l'8 alcuni fa schifo, alcuni no. Il 9 dicono c'è quello stile con i cibi che non ci piace. Questo qui mi mette d'accordo tutti e ciao. A me piace il 9. Non so, io non ci ho mai giocato. Cioè, ma neanche io ci ho mai giocato, mi piacciono i personaggi. Io ho iniziato il 9 e mi piaceva all'inizio. Però è un RPG, quindi il mio cervello non durava abbastanza. Oh, Trenitalia ragazzi. Inizia qui. Trenitalia avvisa che siamo... Sì. Ma quegli omini sono parte del filmato o sono modelli 3D? Che mi sono sempre chiesto. No, sono modelli 3D. Ah, che fanno proprio l'animazione per... Sì. Che suona fa? Tu. Con potenza. Vorrei farlo vedere... In inglese ah, sì, è ovvio. In italiano c'è solamente GTA, Rainbow Six e forse un altro. Non credo sia l'HD quello. No, anche se non è. Stavo cercando la logica. Puoi muoverti, Muovelo. Ah, X. Ma adesso inizia il combattimento e parte la musica figa. Gioco io. Vai. Non parte. Ah, che peccato. Parte dopo ex soldati. Ah, siamo noi l'ex soldato. Ah, ok. Sì, siamo noi l'ex soldato. Ex soldier. Ah, si attacca con cerchio.
si attacca, si seleziona. Vabbè. Vabbè, si conferma così. Con cerchio. Io ho giocato con un ruolo di cerchio, perché non è perché... solo che non mi piace come gli altri. Free spoiler, perché Claude fa ammutinamento? Ah? Ammutinamento, perché sembra via dell'esercito? Level up! Perché giocate che si scorre. Ah, ok. Perché non lo dice in questo qua, come sempre, che è la via dell'esercito? No, lo dice, ma... Oh mio Dio, quanto... Quanto PSP? Tu sei qui! PSP proprio, no, PS1. Ma questa gente? Devi dire come ti chiami qua. Me lo ricordo tantissimo. Ci ho giocato tantissimo da piccola. In realtà questa è la prima avvimenti. Cioè io da piccolo non sapevo l'inglese, ma sono andato tipo fino verso la fine. Da quando controlli Irit ad un certo punto. Ah, vabbè, basta fare ok. Fino a quando incontri Irit? No, quando controlli Irit. C'è una parte di quella controlli, sono arrivato fino a lì. E neanche metà del primo disco? Vabbè, se da piccolo in inglese non capivo un cazzo, già non sono arrivato lì. Sì, ma non puoi dire quasi alla fine. No, quasi alla fine. Oh, quanto è edgy, Cloud? Ma l'ultima cosa che mi ricordo è quella lì. Cosa c'è di quella parte? Ti dico random pensieri. C'è una nave in cui devi scegliere chi lascia lì e chi è per mettere con te. Non mettete cosa. Ma secondo me hanno ucciso Emily? Eh sì, è da un po' che non c'è. Vado a prenderlo? No. Barret. Barreta. La barretta. Claudio Barretta. I più pushy. Io da piccolo. Ah beh, si percorre. Da piccolo ho premuto per sbrigarmi. Ho premuto la A su Barret, che è una barretta. Io per anni me lo scherzo veramente barretta. Non dicevo gli altri che scrivono Barret, se mi sono buono, vedete che è un nome giapponese. Pensavamo fossimo morti. Non dire che ci siamo in diretta, ma in diretta no, siamo... In diretta no. Questa è la mamma. Stiamo vedendo un pochino la meravigliosità. Ma tu preso l'ordinazione su una penisola. La stessa mia? Sì. Cos'è la barriera? Se l'avete modificato non mi sono portato la... Ah, ok. Perché... Tentacolo. Ecco da dove escono quel genere di disegni. Cioè c'è una tastiera, attacchiamo la tastiera, cambiamo tipo tutte le impostazioni, lo mettiamo lo schermo intero, scalinature, si può, eh? È una nuova tastiera, il portatile. Attacca, stacca la portatile, sì, l'attacchi. Pensavo l'avessero rifatto da capo. Devono rifarlo da capo, ma... Sì, nel 2025. 2023 uscirà. Beh dai. Se non lo rimane. Il primo disco, perché avevo fatto di diversi. Esatto. Perché il gioco è enorme. Quindi per farlo bene per quando uscire tipo episodio. Ma episodi fatto bene. Ti giuro, quando ho piccolo. Quando ho piccolo quell'effetto lì era fighissimo, adesso mi fa venire i conati di vomito. Ma perché? Anzi, mi sembra poi il vomito che faccio. Che schifo. Ma è bruttissimo quell'effetto. Facciamo lungo di un'ora sto video come al solito. Ma sì, dai, anche tre ore. Ma sì, dai, abbiamo. La notte è ancora giovane, io domani lavoro. E poi c'è una scheda SD da 64 GB, la usiamo per qualcosa, no? Ah sì. Oh uomo. Chi sta aspettando? Si è buggato. Ah, c'è un pappagallo da uccidere. Ma chi l'ha visto? Quanto sangue in quel cosino? Era una mosca? No, una zanzara. Oi. Next level. Ah, ok. Ma gliel'hai detto? Ok. Buona? Sì, non gliel'hanno tagliata. Ah, è fatto bene. E ti è venuta una piadina, diventata. La PlayStation Pizza. Che mi ti è venuta una piadina. Ma che cazzo. Dai, io barretta. Dopo dobbiamo giocare a... No, Ridge Racer. No, che sono curioso. Sì, sì. Ci ho mai giocato, sai? Un grande classico. Abbiamo? Sì, come cazzo si fa? Prendi la PlayStation... No. Reset, immagino. Reset, sì. No, quello è per tirare fuori il... Vabbè. No, a me sembra che bello. Ah, ti ha fatto il save state. Però mi chiedo se posso salvarlo. Secondo me te lo salva lì, è un save state. Ah, la memory? La memory card serve per i dati veri. Sì, quello di fare, semplicemente avvio un altro gioco e mi distribuisco. Dai, io, fammi provare cosa? Posso appoggiare? No, questo? Ridge Racer? Un altro Ridge Racer, lo metto così che per me funziona. Non mi rimane su mai da me. Ah, sul cartone della pizza. Ma no, dai, va bene così. Vale. Prendi il controllo. Ah, l'hai preso, ok. Gioco una mano sola, sono bravissimo. Al massimo te lo tengo io da me. No, non ti preoccupare. Ma sono bravissimo. Ma te lo ricordi quando il disco si bloccava e rimaneva PlayStation per sempre? Ti immagini succede anche qui? Certo. È tipo, vabbè, era uno scherzo, adesso parte davvero. No, ma tu non sai, c'è gente che rovinava i dischi apposta per fare, per incasinare quella scritta là. Tu vedi tipo tutte le linee. Non mi interessa. Ma che paura. Una donna. Una donna con Oddio, non riesco a leggere. Che fastidio le scritte, ma solo io le vedo sfumate. Grand Prix, se dai una tappa. No, riesco a leggere. No. Perché option con la P maiuscola? Perché sembra horror versus battle?
Ok, garage. Ah, è proprio uno stile, alcune lettere stanno sopra. Ah, ok. Come cazzo si gioca in due? Non ne ho idea. Ho premuto X e forse non dovevo. Welcome. Ah, versus battle. Vedi, garage con la G, sì, è uno stile. Con la G più in alto. No, ma io ero già in versus battle, è quello il punto. Ah, sì? Solo che ho premuto X e mi è tornato il mio. Ah, forse sai cos'è? Forse si può giocare in due, ma se c'è due PlayStation, mi sa, eh? No, no. Tipo no, Wipeout. È una cazzata. Scusa, no. Dici? Ah, beh, giusto, mi cazzo da colleghi, non scemo. Appunto. No, io... perché sai cosa c'è? Ma vedi, tocca a te scegliere. Fai ok? Faccio ok, ho preso questa macchina nera qua. Non X! Tondo! Ah, ma no! E poi mi dicono a me che premo cerco per andare avanti. E che, scusa, lo fanno anche loro? Cioè, perché io in origine era così. Ma tu premi triangolo per andare indietro, però non si fa dal 2007. E io gioco a quei giochi lì che posso farci. Come si accende con R2? Perché tanto... Non lo so! Con triangolo! Secondo me con X. Con una freccia avanti. Ma con cerchio ho preso. Io devo giocare così, quindi... È tipo i touch, touchscreen. Oh mio Dio, il Gran Turismo, guarda. No, prima persona, no, non scherziamo, per favore. Tipo Bardock, non scherziamo, per favore. Ah, con triangolo puoi mettere in terza, anche se tipo... Questo non è in terza, questo qua è la GoPro quando l'attacchi dietro. Sì, in due o tre gente? No, siamo in due. Ah! Non girare. Ragazzi, sono bravissimi. Beh, ma se fine che fa scusami, ma se siete in due, come mai? Quello... Ma Kevin è non so come fare la retromarcia. Ah, ok, no. No, con quadrato non fa la retromarcia. Con cerchio, no, no, cerchio, quadrato. Anche cerchio. Indietro, triangolo. Quadrato indietro. L1, R2, non lo so, io non sto trovandola. Ma con X va avanti. Sai che non c'è? Io. Mi sa che non c'è retromarcia, sai? No, come no. Non c'è retro? Sì, a trovo. Prova le due, Dio mio, ti giuro sembrava che fosse andato fuori dal gioco, sei qua. Non c'è. Non c'è la retromarcia. Ah, c'è che non serve. No, no, come non serve? È una cazzata, non serve. Non serve. Ma io con quadrato non va, triangolo. No, non c'è. No, non c'è. Dai, è inutile, non c'è. Puoi stare qui. Vabbè, che è inculata. Fino a domani. Sì. Metti in terza persona, perché ti giuro che io sto vomitando solamente a guardare. Io vomito a guardare la terza persona. Andiamo. Ti aspetto, perché se no non è valido se è andato a sbattere dopo. Troia. Prendo il cellulare. Non premere mai quadrato, io ho premuto quadrato, è successo un casino. C'era stato il Fernando. Vai. Ehi, cos'è sta curva? Sì, c'era stato il Fernando. Minchia, tantissimo. Ridge Racer. Ah! Che c'è tipo un meme di Katsuhirai, che è tipo quello che ha fatto la PlayStation, che dice che urla Ridge Racer. Ah, come quello che urla Bitcoin. Lo diceva tipo alle 3. Lo diceva tipo alle 3. Ridge Racer! Nel 2007 qua. No, 2006. Alle 3 dove presentare la PlayStation 3, quindi 2005-2003. Dio mio, la macchina dov'è? Sì, infatti non si vede. Ci vorrebbe la patch, quella che fanno per gli emulatori, per abbassare un po' la telecamera. Eh sì, cazzo. Poi ragazzi, campioni di giochi di guida, questi sono bravissimi. Con una mano gioca lui. Pensa un po'. Pensa, pensa con due. Oltre. E pure fermato per aspettarlo. Vabbè, ragazzi. C'è un time limit di 30 minuti questa cosa. Oh, mamma mia, te l'ha fatto fortissimo. Déjà vu, I just been in this console before, no? Eh sì. Ti vedo. Oh, quanto è lo stadio. Guarda che comunque non siamo qua. C'è la Super Mario. Come c'è la Super Mario? Non è che tu c'hai le allucinazioni. Hai preso una pizza ai funghi allucinogeni e... Pizza ai pomodori allucinogeni. Perché adesso è verde? Prima musica era... tipicamente giapponese da Play 1, quindi è bella. Sì, no, ma è da arcade sta musica. Oddio, neanche troppo sì, arcade. Perché... È vero. Sì. Allora, è una cosa sempre buona, le musiche di Escape sono bellissime. Non posso fare più con una mano. Non lo... Perché non lo so. Guarda, questo gioco qua che non devi frenare, capito? È quello qui, il punto. Se fosse il Jack X io sarei da morto, perché in Jack X vado sempre col turbo. Quando posso uso il turbo. Anch'io. E quindi... E io ho sempre il R2 premuto, eh. Ah, idem, la stessa cosa io. Anche quando tipo non sto andando avanti, è tutto saluto. Dai, sono giocato a CTR e dici sempre, ah, più turbo hai meglio è. E quindi esatto. È quello che ti ha fregato. A me è fregato, ragazzi, no. A me semplicemente voglio accelerare. E io dicevo, vabbè, usi il turbo quando sei nei tinnini. No, no, io sempre. Cioè, non è che c'è il NOS, no, non credo. Provendo gli altri. Non era così voluto. No, comunque nel caso la gente si lamenta che non c'è Gran Turismo dentro, ma cazzo doveva costare 600 euro di licenze Gran Turismo. Non è di Sony.
Beh, è di Sony il brand, ma è la Mitsubishi non è di Sony, per dire. E vinci tu. No, siamo ancora a un'altra cosa. Aspetta, un attimo. Cosa c'è lassù? Ah, è vero, era... Ah no, sono i personaggi di Naruto. Ma c'era tipo Mega, no. No, Clodoa, c'è? No. Minchia, non ti avevo neanche visto. Oddio, adesso mi sono superato! È stato superato! Con una mano, lui. E io scusa, sto guidando. Sì. Ma di solito sono giochi più pesanti da Play 1, se non sbaglio. Sì, eh sì, ma anche su Play 1. Che schiantata! Eh beh, per forza non rallentiamo. Guarda che tu sei, ti è quasi una botta fortissima. No, lui ti è quasi una botta fortissima. Un gioco molto pesante era quello fatto da... sempre di Gran Turismo. Mi ha superato! Omega Boost è tipo un gioco di Gundam fatto da Gran Turismo. Ed è una roba che sembra una PlayStation 2, se lo vedi. Mi è superato solo per come sulla prima. Sì, va sì, più lento sì. In prima. Certo. Ma è un gioco che sinceramente se c'avevo da piccolo lo trovavo spesso perché mi sta piacendo. Non è tipo gli altri giochi di macchine che avevamo che ti rompevi il cazzo dopo 2 minuti. Ma alla fine vince Kenny alla fine. Con una mano lui. Ah no, aspetta, pensavo aver già vinto. Anch'io. Cosa? No, è bellissimo. Ah sì, adesso dobbiamo andare su. Tutti le mani. Io non ne ho bisogno. Ho pagato 120 euro più IVA. Non è cattiveria, no. Hai già vinto, visto? Ho vinto. Nessuno. Ma perché guidavo con una mano sola, quello è il motivo, dai, siamo a verità. Ma sai quanti professionisti guidano con una mano sola? Sì, così. Esatto. Perché è più comodo così per fare i media alle persone che ti passano a campo. Sì, si è schiantato pure quello, si è schiantato. Fai tipo coso, Rad Rush, ti cacci pugna quelli di fianco e via. Namco! Facciamoci pubblicità gratis così. Esatto. Vabbè, questa è la PlayStation Classic, dentro ci sono altri giochi multiplayer che non so quali sono. C'era uno stage, non mi ricordo che gioco era, che potevi mettere una scritta che usciva su un... Dio mio. Vabbè dai, questa è stata la PlayStation Classic, ci è piaciuta. Insomma, molto bella, ma non ci vivrei e ci vediamo, ciao.